Carissimi fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti. Iniziamo la nostra giornata meditando il testo che si trova in Filippesi, capitolo 4, versetto 8, e dice così: Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Il Signore ci vuole trasformare in robot che devono pensare solo bene? No, il Signore ci dà un consiglio. Se la tua vita vuole essere vissuta pienamente, nella gioia, nella serenità, modifica prima i tuoi pensieri e vedrai come automaticamente la vita sarà piena di gioia e di sorprese. Quindi il Signore non vuole dei robot, ma dei figli da poter tenere accanto e ai quali dare il meglio, quello che lui conosce. E qui viene rievocato, si riecheggiano le parole di Paolo l'Apostolo nella sua lettera ai Romani, dove dice: siate rinnovati continuamente nella vostra mente. E oggi questo è un compito difficile perché siamo distratti, i pensieri ci attraversano, spesso pensiamo che siano buoni, veri, da seguire, e invece a volte ci portano spesso al disastro. Io ricordo che vivevo una bellissima esperienza dopo essere stato battezzato a Trieste nel 74, tornai a casa e nei primi giorni di questa nuova vita che stava ricominciando incontrai un amico, più che altro un conoscente, con il quale insomma ci trovammo a parlare della nostra esperienza. Io raccontai la mia di esperienza, quella di neobattezzato nella Chiesa Cristiana Avventista. Lui mi disse che aveva fatto anch'egli una scelta in questo periodo, era un ateo comunista e aveva trovato Dio. E allora, discutendo, questo ragazzo mi invitò a prendere qualcosa in un bar lì vicino. Io accettai, entrammo in questo bar, consumammo qualcosa, io logicamente da avventista, e lui mi parlava di questa sua scoperta di Dio. Poi stavamo per uscire dal bar e ci stavamo avvicinando alla porta d'uscita, che era una grande vetrata e un'anta di essa era di taglio, era aperta, ma il ragazzo non se n'era accorto e quindi diede una testata violenta proprio sullo spigolo di questa vetrata mezza aperta e bestemmiò Dio con foga. Io rimasi sorpreso, gli dissi: ma scusa, ma mi avevi detto che avevi fatto un'esperienza nuova con Dio? Dico, e lui ribatté: certo, infatti Dio è mio amico, quindi posso dire questo a un mio amico. Ecco, noi potremmo aggiustarci i nostri pensieri, credendoli giusti, credendoli buoni, invece essendo spazzatura, fino a fare in modo che Dio sia a nostra immagine e non il contrario. Noi diventare immagine di Dio. Come si diventa immagine di Dio? Rinnovando continuamente i nostri pensieri, scegliendo quelli puri, grazie alla guida dello Spirito, quelli onesti, quelli in cui c'è qualche virtù. Perché altrimenti ci possiamo illudere di essere, diciamo, in comunione con Dio e invece stiamo seguendo un simulacro di Dio, come fanno per esempio i mafiosi e i loro sostenitori. Avrete visto in televisione spesso quelle immagini di blitz delle forze dell'ordine che entrano nei covi nascosti dei mafiosi. Le prime immagini che vengono proposte sono quelle di una Bibbia aperta sul comodino, di una statuetta della Madonna, di Padre Mio, quindi i mafiosi potrebbero essere i più religiosi che esistono al mondo, no? Ebbene, i mafiosi hanno anche un altro privilegio datogli dagli uomini, logicamente, quando si fanno le processioni, portano appunto in processione degli idoli fatti di mano d'uomo, ecco che coloro che portano questi idoli fanno inchinare la statua davanti alla porta di un mafioso, lì dove abita un mafioso. È come se i mafiosi potessero dire: abbiamo anche Dio sul nostro libro paga. Questo significa avere i pensieri completamente distorti, pensieri mafiosi appunto, che portano alla perdizione, mentre noi siamo invitati dal Signore, che è la fonte di ogni pensiero buono, a rinnovare la nostra mente, a rinnovarla continuamente, pensiero dopo pensiero, fino ai bordi dell'eternità.